prenditi un momento per sentire se sei abbastanza comoda. Come a dire a te stessa che questo è il momento per te, per incontrare te stessa, per ascoltarti. Quindi con delicatezza prova a portare l'attenzione ai suoni che ci sono in questa stanza. E quindi la consapevolezza al corpo, sentendo il tuo respiro delicatamente, prova a percepire i piedi a terra, le cosce, i glutei e i tuoi appoggi, i piedi a terra e ti appoggi delle cosce, dei glutei, sentendo il sostegno che ti puoi lasciare sostenere. Molta delicatezza e con molta dolcezza, prova a sentire la parte bassa della schiena, l'intera colonna vertebrale, le spalle e il tuo respiro. Le braccia, le mani, quello che stai toccando e il tuo respiro. Dolcemente prova a sentire l'aria fino alla testa, gli occhi, le mascelle e ancora il tuo respiro. E dolcemente prova a portare questo respiro con attenzione a sentirlo nella parte centrale del corpo e lasciare che vada un po' più in profondità. Quindi con dolcezza e con delicatezza prova a lasciarti scivolare nel centro del tuo essere, a sentire la tua consapevolezza, la tua presenza nel corpo e a portare l'attenzione alla parte centrale del corpo, la gola, il petto, lo stomaco, la pancia, fino giù ai genitali, in modo diffuso in tutto il corpo, in modo da percepire se puoi avere un atteggiamento di accoglienza, di disponibilità, di benevolenza verso qualsiasi cosa in questo momento voglia presentarsi, voglia essere ascoltata. Io resto in silenzio ad accompagnarti mentre tu entri in contatto con la tua sensazione sentita, stando in presenza e potendo ascoltare qualsiasi cosa, se puoi ascoltare, verifica qualsiasi cosa con un atteggiamento di disponibilità, accoglienza e apertura, stando in presenza. Già mentre parlavi, ho avuto una sensazione di pienezza, di benessere nel centro dell'addome, diciamo. Sei in contatto con una sensazione di pienezza nel centro dell'addome. La sua immagine che diceva di avere una lavatrice. Ti è tornata questa immagine di Di questa questa persona e della sua persona, della sua immagine. immagine, forse, durante il forse. Questa immagine corrisponde alla sensazione di pienezza che hai nel corpo.
questa immagine di questa lavatrice che lei diceva come cosa che dà fastidio, invece io la vedo da un lato bianco, non dalla parte del blu, invece come benessere. È una sensazione di benessere. Alle mani, il contatto con la stoffa, la sensazione di morbidezza, di delicatezza. Morbidezza, delicatezza. Ci sono una serie di luci che si aprono in maniera concentrica, un'apertura comunque, una grossa apertura. C'è una grossa apertura. Sì. Com'è questa grossa apertura? Sensazione di pienezza, soprattutto nella parte centrale del tronco, sento una compressione alla caviglia destra, più che una compressione, un po' una stretta. C'è una sensazione di stretta alla caviglia destra. Nella parte interna. Come se anche la parte, diciamo, volesse ricevere la stessa sensazione che invece riceve il tronco. Come se anche la caviglia avesse la stessa sensazione che I ha piedi, il tronco. sì. Vorrebbe partecipare, Partecipare. penso. Anche se stanno più giù, no? Anche se stanno più giù. Penso sia questo perché la scritta è passata, È cambiata è cambiata. la sensazione corporea. Sì. Puoi provare ancora a fare compagnia a quello che c'è, o se vuoi provare ad espandere questa sensazione di benessere a tutto il corpo con respiro, vedi che cosa che va bene per te in questo momento. Provare a espanderlo. Provare a espanderlo.
provare a descrivere questo qualcosa di bello, questa sensazione bella, come se non avessi bisogno di niente. Come se non avessi bisogno di niente. Cioè, basta il respiro. Basta il respiro. Vedi se è un buon posto per fermarsi. Questo può essere una qualità della tua presenza, quindi lascia che tutto il corpo, fino all'ultima cellula, sia consapevole di questo. Quando lo sentirai, osserva che cosa ti porti da questo processo e quale piccolo segmento per la tua vita quotidiana. Una frase. Vivi la tua vita. Vivi la tua vita. È commovente. Adesso c'è una commozione. Quindi il tempo per ringraziare il corpo, la vita e sentire questo senso di gratitudine. Viviana ha lavorato su qualcosa che è arrivato che era positivo, ma spesso nel focusing si lavora invece con qualcosa che in quel momento può essere un malessere o un fastidio o addirittura qualcosa di più grosso. Ciò non toglie che che può esserci un cambiamento corporeo, quindi un sollievo, un allentamento della tensione, che significa che la nostra consapevolezza si è espansa, le informazioni sono arrivate alla corteccia e il cambiamento degli schemi e dei copioni di vita è cominciato, e questo è un dono veramente prezioso. Just